Siamo al terzo appuntamento dal Salone del Camper di Parigi per presentarvi una rassegna dei modelli che fanno sognare di più, i Maxi Motorhome, che ricordano un po' i pullman di lusso o le barche da crociera. Questo il più gigantesco della mostra viene dal Belgio ed è allestito su ordinazione a richiesta del cliente. L'STX, accanto alla mansarda sopra cabina, ha un'ampia zona soggiorno estensibile verso l'esterno a cannocchiale, con un lungo mobile cucina a lato ingresso, una moderna e confortevole camera da letto, la cabina doccia come a casa con armadiature al centro. Nuovo alto di gamma di Rapido, le Sterelle Line, a doppio assale, a garage in coda e dimensioni da corriera. Splendido il muso del B880 e la lunga affiancata ricca di finestre e gavoni. Giganti rinomati sono i tedeschi Phoenix, ovviamente con a bordo l'automobile che a questo punto è elettrica, con interni spettacolari. Al vertice della tipologia i colossi Concorde in continua crescita. Il Liner ha motore MAN da 12 miglia di cilindrata e misura oltre 10 metri, con interni da favola, grande camera da letto centrale, servizi distanziati, prestigioso e confortevole living in avanti. Anche il gruppo Pilote si cimenta nella gigantomachia, con marchi diversi, anche sui colossi MAN. Le Voyager con Fiat 500 a bordo, nello smisurato garage, e l'integrale Francia I930, che porta a bordo la Toyota IQ o la classica Smart. Non manca un gigante anche in casa Bürstner, come l'aerodinamico Gran Panorama I920 con doppio assale posteriore. A doppio asse anche l'Oxygen di Autostar, nato espressamente per usi sportivi, specialmente motociclistici. La Humor ha i suoi perché e, come si vede, nulla da nascondere. Ha pure un maxi a doppio asse nella classe B SL, l'integrale I798, con garage in coda, lunga affiancata, stanza da letto centrale, cucina angolare con tanti cassetti al centro e dinette principesca nella zona cabina anteriore. Ma dove sostare con i camper giganti? E voilà, una soluzione di eccellenza tutta francese. Le 1700 aziende agricole con 8500 posti camper di France Passion, disposte a ospitare gratuitamente i camperisti. E si sa, in campagna lo spazio non manca. Arrivederci alla prossima con Plein Air Web TV, ancora da Parigi.